Hola hermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette perché non ho le mitragliette, anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calcio mercato, parliamo di voci di mercato e parliamo di Adama Traoré nel mirino del Napoli. Ma ragazzi, prima di farlo, come sempre, voglio invitarvi a scaricare dal link in descrizione la migliore applicazione. Per quanto riguarda il mondo del calcio, ragazzi, mi riferisco ovviamente al numero di S rappresenta il futuro ed è completamente gratuita, andatela a scaricare che non ve ne pentirete per nessuna ragione al mondo, ragazzi, andate, unitevi all'evoluzione, unitevi alla rivoluzione e fatelo scaricando dal link in descrizione, numero di S. Detto ciò, ultima cosa, ragazzi, perché ve lo devo ricordare sempre. Solo col mio link in descrizione i migliori sconti sui santini di San Meme. Andatevi a proteggere, prendete il vostro santino preferito. Il bacio al maestro bisogna darlo sempre. Detto ciò, ragazzi, bisogna assolutissimamente parlare di questa notizia di Alfredo Pedulla. Ad alcuni ha fatto storcere il naso, ha fatto gasare. Invece degli altri, ragazzi, ovviamente adesso mi arriveranno tutti i commenti: "Wow, ieri hai parlato di quello, l'altro giorno hai parlato di quell'altro, e poi ma un Napoli sbiglia tutto quanto". No, ovviamente vengono fatti 50 nomi, il Napoli ne prende 3, 2, 1, anche 0, dipende dalle cessioni, dipende da mille mila cose, però una società seria si muove su tanti fronti, si muove a un taccuino pieno di nomi, mica può avere un solo nome, chiaramente ci può essere il profilo. Il profilo, ovvero io cerco questo profilo qua e ci sono tanti calciatori in questa lista che possono rispecchiare le caratteristiche del profilo, magari dettato dall'allenatore, dal direttore sportivo, eccetera, 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 che così funziona in una società. Adama Traoré, ieri abbiamo parlato, ragazzi, di Luis Enrique, un profilo diverso rispetto ad Adama Traoré, stessa posizione ma profilo diverso, di cui sono abbastanza innamorato, ragazzi, vi dico la verità. Già sono follemente innamorato dell'idea di Luis Enrique a Napoli, ma io sono anche follementissimamente innamorato, non esiste quella parola, di Adama Traoré al Napoli. Perché Adama Traoré al Napoli, ragazzi, secondo me sarebbe un colpaccio clamoroso, clamoroso. Allora, perché dico questo? Di certo non è il calciatore più aggraziato della storia, di certo non è l'ala destra più forte della storia, però parliamo, ragazzi, di un calciatore veramente forte, letteralmente, è un gigante enorme, veloce, il calciatore più veloce della Premier League. Per la sua stazza è anche agile, uno che può fare gol in tutti i modi, uno che ti può fare la differenza in tutti i modi, che ti fa assist, che se viene ancora un altro pochino addestrato, ed in questo secondo me è stato aiutato anche nella sua esperienza al Barcellona. Negli ultimi mesi può diventare veramente devastante, ragazzi. Perché dico questo? Perché lui in Serie A il suo strapotere fisico si sentirebbe in maniera impressionante. Impressionante. Poi anche lo sto dicendo sempre ormai, perché il Napoli sta cercando questi profili qua. Il Napoli non sta più cercando magari il profilo prettamente tecnico, che ti fa la giocata, che ha il tocco perfetto. Sto cercando calciatori atleticamente e fisicamente molto validi che possano saltare l'uomo e sappiano muoversi nello spazio. E Adama Traoré è esattamente questo. Chiaramente, per entrare Adama Traoré dovrebbe uscire uno tra Politano e Lozano. In questo caso, come magari per Mbumo, ho detto che sarebbe più probabile un'uscita di Politano, essendo che sono calciatori più simili. In questo caso, io penso che invece sarebbe un'operazione nel caso in cui dovesse uscire, prima ho detto Politano al posto di Mbeumo. In questo caso invece sarebbe Lozano il principale indiziato ad uscire, perché sono calciatori che possono tatticamente fare cose simili, ovvero allungare il campo, essere serviti nella profondità. Poi chiaramente Traoré secondo me è anche un po' più completo, nessuno dei due ragazzi tecnicamente è ineccepibile. Io tra i due in Serie A, ragazzi, mi prenderei tutta la vita Adama Traoré. Se dovesse arrivare dopo magari un mondiale fatto per bene un'offerta da 25-30 milioni per il Chucky Lozano e Napoli riuscisse a mettere quei soldi per andare a prendere Adama Traoré, per me farebbe un colpaccio, perché per me Traoré in Serie A veramente riesce a fare 10, ma non voglio dire doppia cifra di gol e assist, però
vicino, perché è uno che la sua differenza, ragazzi, dal punto di vista fisico si sentirebbe veramente troppo. E far fare 45 minuti a lui, 45 minuti a Politano, due calciatori che sia dall'inizio che da subentrati possono fare la differenza, può veramente essere tantissima roba, ma veramente essere. Poi chiaramente bisogna anche metterlo in un contesto giusto, bisogna lavorarci intorno. Giocare con lui significa comunque fare da quella parte un gioco magari meno veloce dal punto di vista degli scambi, per uno che ti salta l'uomo, è uno che ti va dritto per dritto, è uno che si sa anche in realtà associare col resto della squadra, ma sarebbe tanta tanta roba. Ovviamente non parliamo di un ragazzo giovanissimo, parliamo di un classe 96, se non erro, classe 96, 25 gennaio 96, dunque a gennaio compirà 27 anni, scusate, sono un attimo impazzito. Alto 1,78 m, quest'anno tornato tra l'altro al Wolverhampton, 12 partite con un gol in Premier League, mentre in EFL Cup 2 partite con un gol, non di certo numeri devastanti, non di certo numeri clamorosi, però comunque ragazzi è uno che secondo me si è messo in condizione di far bene veramente. Voglio continuare a sottolineare il fatto in Serie A, ragazzi, perché in Serie A fa troppo la differenza uno come lui. Sulla fascia, per lo più. Cioè, questo veramente viene a sfondare qualsiasi cosa, io lo prenderei in 3 secondi. Poi uno anche abbastanza duttile, è uno che puoi metterlo sulla destra, puoi metterlo esterno di centrocampo. Nel momento di difficoltà tu puoi mettere anche terzino, che chi lo domina all'aria, l'attaccante. Lo puoi mettere sulla sinistra, lo puoi mettere prima punta, lo puoi mettere veramente ovunque, e secondo me ti riesce sempre a fare la differenza, perché chiaramente mi verranno a dire vabbè, allora a sto punto prendiamo The Rock, prendiamo Dwayne Johnson e fai la stessa. No, non è la stessa cosa, è che uno che sa anche giocare a calcio. Questa caratteristica, poi lui, secondo me lui è anche abbastanza anomalo, oggi non riesco a parlare, anomalo come calciatore, perché comunque per le sue caratteristiche riuscire a giocare in quel modo non è per niente facile. Chiaramente è un calciatore che secondo me è destinato a non durare tantissimo, magari lo prendi adesso a 27 anni, lo sfrutti per 3 anni, non tanto di più. Ho difficoltà a pensare uno come lui così grosso a fare la differenza anche a 31, 32, 33, magari mi sbaglierò, non lo so. Però ragazzi, voglio troppo sapere quello che pensate voi di questa situazione con un commento qua sotto. Magari lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù. Troverete anche GA7 Shorts, il mio canale pubblico Teleclip, momenti iconici, momenti di Tender Connect preferiti. Ragazzi, io penso di avervi detto tutto. Noi ci vediamo alla prossima volta. Sempre con tutta la vita. Compratevi i santini, San Me. Forza Napoli. Ciao, io.